Artisti 22, 23 e 24 nella playlist Canzoni Emergenti Italiane 2020, presente in questo canale Rock Targato Italia. Sigla! Certo, disordine è una forma d'arte, ma tu sei solo coltivare invidia. Di grazie al cielo sei su questo palco, rispetto a chi ti ci ha portato dentro, ma questo sono io. Artista numero 22 in questa playlist, Rose Villain, con il singolo Bandy. Allora, questa ragazza viene dagli Stati Uniti, è italiana, il pezzo è naturalmente in italiano, altrimenti non riuscirebbe a entrare in questa playlist, e però vive negli Stati Uniti e l'ha mandato direttamente da lì. Anche il videoclip è molto statunitense, con questi grattacieli, eccetera, poi il cielo inizia a riempirsi di immagini un po' fantascientifiche, con delle specie di navicelle, delle stazioni spaziali. Interessante, poi meteoriti, poi si fa confuso, però dura un minuto e 46, per cui io appena ho letto il minutaggio ho detto, ma come si fa a fare una canzone un minuto e 46? Cioè, cotta e mangiata, shue shue, shue shue. Oh, alla fine l'ho guardato e l'ho ascoltato e mi è piaciuto. Certo, non si capisce tutto. La ragazza è giovane, quindi qua siamo nei territori della trap, non si capisce tutto. Però ho colto un sacco di riferimenti, innanzitutto il Bundy e Ted Bundy di Serial Killer. Poi ho colto i riferimenti anche alla cinematografia, alla cultura, insomma. Quindi è carino, poi è un bel tiro. Vediamo dove va a parare questa Rose Villain. L'artista successivo è Papik, un jazzista, uno che nel circuito del jazz è conosciuto, New Jazz per essere specifici, insomma, come si vuole ogni volta che si deve etichettare. Ad ogni modo, mette insieme Di Rotta su Cuba e una cover di Lucio Battisti. Cosa? Di Rotta su Cuba? Una cover di Lucio Battisti? Oh, non me ne frega niente, va bene, ho messo sul pezzo, è una bomba. I Di Rotta su Cuba fanno il loro sporco lavoro, la voce è molto bella, come al solito, e la canzone di Mogol e Battisti, di che stiamo a parlare? Per cui, insomma, up, certe canzoni scritte così bene. Arrangiate poi così bene da un jazzista e dai Di Rotta su Cuba, perché no? Io voglio farlo ascoltare, Battisti, a queste nuove generazioni. Chiamatemi Pippo Baudo. Non so perché l'ho detto. Finalmente mi capita un singolo di Willy Peyote e lo posso tranquillamente inserire featuring Shaggy. Il pezzo si chiama Algoritmo. Featuring Shaggy. Che bombazza! Metto sul pezzo, ovviamente la scrittura di Willy Peyote, per chi lo conosce, è forse la cosa migliore degli ultimi 5 anni nel cantautorato italiano. Forse mi sto sbilanciando, ma insomma stiamo nel podio secondo me. E what else? Shaggy, la voce nera più riconoscibile dopo quella di Louis Armstrong, io penso, no? Per cui, grande tiro, il pezzo è molto carino, parla di amore tramite l'informatica. Come si può fare? Se ti chiami Willy Peyote, si può fare! Chiudo.